della mostra Sustain Self significa come una persona può essere autonoma, non solo nel senso dell'economia o per come vivere con la tua energia, ma anche nel senso come puoi contribuire della comunità, del tuo paese, del mondo in un senso molto positivo. Sono quadri degli ultimi 7 anni, eppure questo periodo di 7 anni significa per me e per tante altre gente un periodo dove ogni cellula nel corpo umano cambia per un nuovo cellule, quindi è un periodo di ricreare di nuovo una persona. Prima di pensare di arrivare in Italia, ho vissuto in un paesaggio molto selvaggio e quindi il mio mondo era molto dentro di me, ho lavorato sempre dentro di me perché ho vissuto molto vicino natura, quindi ho parlato del mondo misterioso dentro di me, la spiritualità, l'energia del corpo e come equilibrare questa energia nel corpo. E quando ho venuto in Italia, il mio lavoro, i miei quadri hanno cambiato un po' per essere un po' più equilibrato, più anche colorato, i passaggi sono molto colorati. Ho deciso per esporre in una birreria per un paio di ragioni importanti per me. Io non mi piace tanto esporre nelle gallerie perché l'energia è molto stretta, quindi io preferisco essere in un posto dove posso parlare con i genti, posso incontrare con i genti e senza questa tensione. Mi piace tanto quando i miei quadri sono vicino alle persone, alla vita, un po' di bella energia e anche senza snob, senza puzzo sotto la naso. Questa è una cosa molto importante per me con i miei quadri, la mia arte. L'idea di portare una mostra in birreria mi è nata da tempo fa, insomma, avendo fatto una scuola d'arte, insomma, volevo raggruppare diversi miei sogni tutto in uno. Allora volevo completare il locale partendo con delle mostre. Ho conosciuto Claire ed eccoci qua, adesso questo mio sogno si è avverato grazie anche a lei e ai suoi splendidi quadri.